da inizio. Buonasera a tutti e benvenuti alla prima del film. Inizio con due parole sulla pellicola che vuole essere il remake del noto film di Alfred Hitchcock tratto dal libro di David Thorne. Ed è proprio al libro che mi sono ispirato e ho elaborato con farina di mio sacco molte scene inedite, inserendo anche un personaggio che mi è piaciuto parecchio per il carattere burlone e scanzonato, Henry Bellini, italo-francese, il quale, contrariamente al film originale, è presente in tutto il libro. Il film è articolato in due momenti differenti. Il primo bianco e nero e segna il periodo più drammatico del personaggio, il secondo invece più romanzato e a colori, elaborato con una dominante magenta per ricordare le prime pellicole a colori degli anni 50 e far respirare al pubblico l'atmosfera dei film d'epoca. Vorrei intanto ringraziare la direzione del cinema che ci ha accolti e tutto il cast cinematografico, grazie. E poi tutti coloro che hanno creduto in me, dandomi piena fiducia in questo progetto che era nei miei sogni da molto tempo e per merito vostro ho potuto realizzare. Grazie! Dovrei elencarvi tutti, ma sono veramente molti, però li leggerete nei titoli di coda. Ora, in anteprima, vorrei ringraziare, accompagnati da un grande applauso, Carlo Pognante per la disponibilità e la ricerca delle location, Sandro Zanetti e Luigi Belotti per aver fornito diversi accordi moderni, Giancarlo Ferrero per l'immensa collaborazione e aiuto regia. Grandi attori che questa sera in questo momento non sono potuti essere presenti, però ci sono e mi hanno confermato la loro presenza virtuale, che sono Diego Casale e Ilenia Speranza, che con la loro partecipazione straordinaria hanno contribuito a dare maggior lustro al film. Ed inoltre facendomi conoscere l'attore Maurizio Misceo, protagonista della nostra storia, poi gli attori e attrici che hanno preso parte con arte e maestria alle scene, quali Anna Panero, la nostra Grace, Maurizio Carlini, Caterina Mostra, Maurizio Carlini, che è anche il co-conduttore. Poi Cristina Riganti, Maurizio Ferenzi, Gianni Bottallo, Anna Sarti, Manuela Marascio, Giovanni Alessi, Bruno Boschetto, Matilde Ferrazzi, Michele Morello,
ingegnere Andrea Magnano, Alberto Reinaud, Jessica Brette, Alessio Ferri e Francesco Carrera, e moltissimi altri dei quali vi prego di leggere attentamente i titoli di coda. Per le colonne sonore il maestro Marco Limone e Davide Sartina. Sempre per rimanere in ambito musicale, l'orchestra di Giorgio Rizzi and the Company. Inoltre, tutti i personaggi in costume del Settecento capitanati da Lia Restivo, che ci hanno onorato anche questa sera della presenza in abiti di scena. E dei campioni di ballo capitanati da Carlo Marostica. Inoltre, la collaborazione con le magnifiche auto d'epoca Andrea Insalata, Ivo Avanzi e Mario Molinari. Le autorità, il signor sindaco di Borgaro Torinese, dottor Gambino, l'assessore di Siriedo, dottoressa Barbaro, ed Eugenio Gambetta, per il municipio di Bastano. Infine, tutti coloro che hanno messo a disposizione le location vintage, le parrucche, i prodotti sartoriali, di grande importanza per la buona riuscita del film. Al termine della proiezione inviteremo gli interpreti e i collaboratori a scendere sul palco per la foto di gruppo e magari passiamo al microfono per prendere parole. Per chi desiderasse acquistare il DVD, è in vendita all'uscita. Grazie a tutti per la bellissima avventura vissuta insieme. Buona visione! Poiché presto avremo un gattino. Thank you.
Grazie, grazie a tutti, tutti quelli che hanno collaborato, gli attori, i tecnici, sarti, tutti insomma, maestri di musica, ballerini, persone in abiti, in costume del Settecento, tutti, grazie, grazie a tutti. Chi desiderasse acquistare il DVD è in vendita all'uscita. Se poi avete voglia di vedere e soffermarvi ancora un attimo, proietteremo il backstage. A vostra indiscrezione. Adesso chiameremo tutte le persone per la foto sul palco, per la foto di gruppo. Passo al commissario Lepic, nonché mio fratello e coproduttore. Buonasera, prego di scendere sul palco chi adesso menzionerò. Un applauso per Maurizio Misceo, Anna Panero, Maurizio Pallini, Caterina Dornstein, Cristina Riganti, Fabrizio Carlini, Diego Casale e Elena Speranza, Gianni Bottaglio, Michele Morello, Bruno Boschetto, Matilde Terrazzi, Giovanni Alessi, Manuela Malascio, Maurizio Terenzi, Ada Sarti, Jessica Prette, Giancarlo Ferrero, Alessio Perri, Francesco Cravero, Alberto Reinaud, Simone Aricò, Silvana Arena, Laurence Imhoff, Paola Arena, Mauro Regis, Pier Andrea Magnano e Pia Di Vitondo, Sandro Cusenza, Andrea Russo, Silvano Pinotti, Elio Baronio, Renato Tomasso e Agostina Garazzino, Carlo Bolinari, Mattia Rata, Ezio Rampi, Flavio Ruffino, Roberto Scarantino, Alessio Penna, Ignazio De Simone, Marco Limone, Davide Sardina, Giorgio Rizzi, Meo Torta, Paola Marchetti, Carmen Regis, Carlo Poniante, Annalisa Berillo, Alicia e Sara Colonnetta, Giuseppe Bullara, Roberto Fontanella, Anna Hernandez e Claudia 48, Lia Restifo e il gruppo in costume 700, Carlo Marostica e il gruppo Ballerini. Grazie e passo la parola al regista. Grazie, grazie ancora a tutti. Ci mettiamo in posa, in fila. E passiamo il microfono, cominciamo dal protagonista Maurizio Misceo. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Sarò brevissimo perché volevo ringraziare comunque Ezio per avermi dato questa possibilità, perché è stata la prima esperienza davanti alla cinepresa e quindi io e forse anche l'ultima, no scherzo. Grazie mille a tutti, passo il microfono alla mia costata. Sì. Beh, anch'io ringrazio Ezio, grazie mille, e tutti i miei compagni di viaggio, è stato divertente vedermi l'opposto di come sono nella realtà, perché io sono castana con i capi castani, però sì, insomma, persona peccato. E niente, vi ringrazio ancora, però qua manca qualcosa, vabbè, faccio il caso.